Buongiorno ragazzi, sono davanti all'hotel e sono tutta sola soletta perché Vale è andata a pranzo con suo fratello. Io invece mi vedo prima con Silvia di Givenchy, che sono super contenta di rivedere, poi con Ale di Benefit, che è il massimo, e poi invece ho questo meeting di cui vi dicevo ieri, che però non posso ancora dirvi niente, anche se vorrei tanto. Odio quando vi dico e ho questa cosa ma non posso dirvi niente, però davvero non posso dirvi niente perché proprio non posso, però sarà una figata pazzesca, ma non ci vorrà molto perché voi sappiate di che cosa si tratta. Questo posso dirvi, se molto molto presto saprete. E sì, sono super emozionata perché è una cosa che non ho mai fatto e basta, sì, non posso anticiparvi altro, devo chiedere se posso anticipare, quindi se posso dirvi altro, quindi dopo magari chiederò se posso dire qualcosa oppure no, proprio perché non lo so, quindi non vorrei fare strafalcioni. Quindi sono molto contenta per questo meeting che ho, e non era in programma di farlo domani, ma visto che sono a Milano, visto che ieri mattina ho ricevuto proprio questa comunicazione di questa cosa pazzesca che era in forse fino a ieri, adesso è stata confermata, e già che sono a Milano appunto approfitto, vado da loro. Valentina invece ha appunto suo fratello che vive qua a Milano, quindi non lo vedeva da Natale, tipo, quindi le ho detto non ti preoccupare, vai a pranzo con lui, vediti con lui assolutamente. E io adesso invece sto aspettando il taxi Romeo 87 tra 3 minuti, quindi dovrebbe essere qua a brevissimo. E basta, questo è quanto. Insomma, a Milano c'è il sole, una splendida giornata, e questo è il mio outfit di oggi, tra l'altro jeans neri, e poi ho questa camicetta che ho preso su Asos. Meno male che sono sola qua, perché uno mi prende per pazza se mi sente. E basta sostanzialmente. Poi alle 17:15 abbiamo il treno per tornare a Trieste, che è un treno diretto, che tipo è l'unico treno diretto possibile, immaginabile, da Milano a Trieste. Non so come sia possibile, tutti fanno il cambio a Mestre, invece questo è diretto, quindi saremo comodissime. Io mi metterò al montaggio del video che poi posso caricare oggi, un po' in ritardo, non sarà le 17:30, che mi dispiace, però riuscirò comunque a caricarlo oggi, spero, dovrei avere il modem. E basta, quindi questa sera si torna a casa e sono molto molto contenta di rivedere Tomas, perché anche se sono stata via solo una notte, mi manca tantissimo, quindi happy. E siamo a pranzo! Voi dovete sapere? Ciao! Ciao! Una doppia ripresa! Voi dovete sapere che lei è Givenchy. Ciao! E questi sono spaghetti al pomodoro. Io vado sempre molto sul classico. Poi ci hanno dato questo cocktail che praticamente ci farà ubriacare, ma faremo finta di niente. Sì, sì. E siamo in questa location bellissima, ragazzi. E quello è il Duomo! Che bello! Che bello! E dovete sapere che io e Silvia, che lei è stata la prima collaborazione mia di sempre praticamente all'epoca, un paio d'anni fa diciamo, ecco, e siamo venute proprio qua a mangiare, incredibile, incredibile. Va bene, buon appetito. Siamo con Ale di Benefit. Preferiremmo essere di nuovo alle Maldive, diciamo, però ci accontentiamo anche di vederci a Milano, un pochino diverso. Sì. E guardate che bontà che abbiamo davanti. Ma io sono stata un po' modesta in effetti. Sì, no, scusa, ma guarda che dietro c'è, mi sto vergognando. Non può essere vero. Ragazzi, però ho preso la medium, vi giuro. Ero tentata di prenderla grande, grazie al cielo mi portavano la torta intera, penso. Questo è California Bakery, California Milano. Bakery. A Milano ce ne sono tantissimi ed è veramente veramente buono. Mi piacciono i cheesecake. Sì. Le porzioni sono americane anche quelle. Questo, non c'è di questo invece è un assaggino. Sì, un assaggino. Bite, esatto, assaggino. Così prendine un altro almeno. Che se... E poi abbiamo preso lo shake, cocco e banana. Miam. Ragazzi, che
finito tutto, purtroppo non posso parlarvi del meeting, ho chiesto che cosa potevo dire, mi hanno risposto che sole parole, niente. Quindi non posso dire ancora niente, però sapete tutto presto, promesso. Adesso siamo in treno, siamo appena salite, proprio dobbiamo ancora partire, siamo nella stazione centrale di Milano ancora. Stiamo aspettando che parte il treno, io adesso mi metterò al montaggio del vlog, così lo mando online oggi. Ciao, il mio piccolo gattino Ruru bianco, sono tornata, gattino Ruru bianco. Sono fatta tra l'altro malissimo sul treno, non so se si riesce a vedere, ma c'è stata una frenata e non so come, sono messe tipo, non so come, il mio orologio mi ha pizzicato e questo è il risultato, ragazzi, ma tipo che mi è comparso il livido in 2 secondi, cioè una roba mai vista. Pazzesco, e fa anche male. Comunque sono contenta perché sono con Garu Denver. Garu Denver. Sei tutto bianco tu. Sei tutto bianco. Come faccio io con questo gattino tutto bianco? Mi spieghi come faccio io con questo gattino? I bacini li devi dare tutti i bacini, tu, tutti i bacini, lasciala. Sì, sì, vai. Che bravo lui. Sì, bravissimo, sì. Bravo, cagionevole. Finalmente sono con Pupetto, sì. Pupetto mio! Eccomi qua! Eccomi qua! Sei contento che sono tornata, Pupetto molto mio? Molto contento! Sì, molto contento! Mio Pupetto! Pupetto ha la barba lunga, però secondo me gli sta molto molto bene la barba. Sono sempre contento. Ma me la tolgo domenica! No! Domenica sera! Dopo quanto? 2-3 settimane? Sì, 3 settimane, sì. Eri triste che non c'ero? Ti ho fregato, sì. Niente! Sto scherzando! Mi sono mancato tantissimo, Pupetto mio, Pupetto mio. Mi sembra che, mi sembra di essere stata via tipo un mese. Invece è stata via da ieri. Oh! Guarda che me ne vado via di nuovo, Brutto, brutto. Una notte. Dillo che stamattina pensavi che ero qua. Sì, ero convinto che eri qua, male. Veramente. Perché io mi sono svegliato, ho detto boh, mi alzo e non c'è nessuno a letto. E pensavo che magari che lavoravi tutta la notte, perché tu spesso lavori di notte, e pensavo che lavorava di notte e che adesso ancora si preparava. Non sono venuta a letto. Non è venuta ancora a letto, pensavo. No. Dopo invece mi sono ricordato che... Che sono andata via. Sì. No, ma sono tornata anche però. Presto. Pupetto mio. Il Pupetto. Vabbè, noi adesso spegneremo la videocamera e finalmente Tomas si cambia. Io mi sono già impigiamata con la mia maglia dei mini pony e basta. Ci mettiamo tranquilli. I gattoni sono là che stanno per fare la lotta. È iniziata proprio adesso. Primo round è iniziato. Primo round. Chissà chi vince. La gatta sembra molto arrabbiata, devo dire. Sì, ma lei comunque è molto arrabbiata, ma lei è sempre sdraiata in schiena. Cioè, è sempre ha queste... Ci siamo persi una capriola di Denver, una roba. Oh, si è arrabbiata. Denver, lasciala in pace, Denver. Denver! Ah. Brava gatta. Povera gatta, ogni tanto Denver le rompe le scatole, lì vorrebbe giocare sempre, lei invece non c'ha voglia. Volevo farvi vedere tutti i pacchi che mi sono arrivati quando ero via. Ma anche oggi sono arrivato solo ieri. Anche oggi è arrivato anche oggi. Oggi è arrivato solo guardate, un pacchetto. Guardate che montagna di roba è arrivata, eh. Guardate che roba.
Guardate un po' che roba. C'è una montagna. Non ho idea di che cosa ci sia in nessuno dei pacchi. L'unica cosa che immagino è, cioè che so, è il pacco Asos, perché ho fatto io un bel po' di ordini da Asos, ho ordinato un bel po' di roba. Però se non ho ancora fatto, il che mi fa sentire un po' in colpa, se non ho ancora fatto il video haul è perché sto aspettando quest'ultima cosa che voglio trovare. Non vedo l'ora che mi arrivi. E però fino a quando non mi arriva non voglio filmare il video haul, e quindi sarà un video haul epico veramente, perché cioè ho talmente tanta roba che non avete idea. Comunque adesso spacchettiamo tutto quanto, è arrivato anche Gatto Denver che mi aiuta, e dopodiché mi lancerò proprio nel lettone, anche se io non vado mai a dormire presto, ma oggi sono veramente sfinita, stanca, e che poi... Non ve ne ho parlato prima, ma piccola parentesi, è capitato in stazione a Milano che, allora, io non mi sono accorta subito, si è accorta Valentina, e mamma mia che impressione questo livido, e sembra che mi abbiano picchiata, e praticamente c'era un tizio che... vedendomi passare ha iniziato a parlare ad alta voce, ma io non capivo perché non parlava in italiano, e indicava la mia valigia e parlava ad alta voce, e sono andata avanti e Valentina mi fa: occhio, perché questo qua ha adocchiato la tua valigia e mi sembra un po' strano come parlava, perché stava veramente parlando ad alta voce, ma era molto quasi arrabbiato tipo. E poi si ferma, continuavamo, oddio ogni tanto non mi vengono le parole, noi stavamo continuando a camminare, e poi vediamo questo tizio che 10 metri dietro di noi si ferma e va da un tizio di colore e e inizia a parlare con lui in modo molto insistente ad alta voce, e tutti e due indicavano la mia valigia così, e io ho continuato a camminare, però mi sono un po' preoccupata sinceramente e mi sono spaventata, anche se erano le 5 di pomeriggio in un giorno, cioè di giovedì pomeriggio, quindi c'era il mondo in stazione a Milano, però mi sono un po' spaventata perché avevo un brutto presentimento, una brutta sensazione, quindi siamo andate subito oltre dove ci sono i binari e dove devi far vedere il biglietto per poter entrare, quindi lì mi sono sentita subito un po' più sicura, poi siamo andate a fare un giro da Sephora, siamo andate al bar lì, ci siamo fermate un po', però sì, è stato un po' spiacevole questo episodio, mi sono spaventata molto. Devo essere sincera, non mi piace la stazione di Milano, nonostante ci sia molta polizia, non mi sento mai al sicuro in quella stazione, e di sera non ci vado mai, assolutamente mai, però non mi aspettavo che anche di pomeriggio fosse così un brutto, non voglio dire ambiente, però scusate, stavo sistemando la luminosità, non voglio dire un brutto ambiente, però cioè non ti fa sentire sicuro, ecco, tutto qua. Quindi sì, mi sono spaventata, si è spaventata molto anche Valentina, tant'è che adesso tornando a casa ne stavamo parlando, e poi è stato bellissimo perché io pensavo che Tomas fosse a casa e invece Max era venuto a prendere Valentina. Io non ho detto a Tomas di raggiungermi perché so che gli fa male il ginocchio, quindi volevo evitare, volevo tornare a casa in taxi, e poi Valentina mi fa: no, vieni che c'è Max, il suo fidanzato, vieni che ci viene a prendere lui, quindi boh, io poi sono uscita con lei, non l'avrei comunque lasciata andare via da sola, e quindi siamo andate assieme fuori, e poi ho visto Max, ho salutato Max, facciamo tre passi, e poi da dietro un muretto tipo sbuca Tomas, oh, sorpresa, io, oddio, e quindi mi ha fatto la sorpresa, è stato molto carino. Sono stati molto carini tutti e due ad organizzare questa cosa, che carini. E niente, quindi mi ha fatto molto piacere invece questo. Sono contenta di essere tornata a casa. E basta, insomma, adesso mi metto ad aprire tutti questi pacchetti. Vi prometto che il video arriverà presto. E comunque quando arriverà, ragazzi, anche se vi faccio aspettare un po', ne varrà la pena perché sarà epico, promesso. E basta, a questo punto io penso che vi darò la buonanotte. Non so che video sarà quello di oggi. Gatto Denver sta facendo tutto. Mi sta facendo tutto coccolo.
tutte le coccole vuoi tu? Ammettilo! Guarda che posizione! Senza un minimo di vergogna, gatto Denver. Questa zampa poi qui all'aria. Ma ti pare la posizione da stare? Questa è la posizione dei gattini? Ma guardalo. La posizione dei gattini? Sì, che bravo. Che bravo lui. Ma sei mio gattino tutto bianco. Sei tutto bianco tu. Tu hai tanti fans. Tutti mi chiedono di Gatto Denver, tutte le ragazze che mi fermano per la strada, anche a Milano. Salutami i gatti, come sta Gatto Denver? Gatto Denver sei una star. Si vede, Gatto Denver, si vede che sei una star. Gatto Denver si sente molto una star. C'è sempre una rana, Gatto Denver, vabbè. Ok, ciao. Ciao, che hai tutte le lentiggini sul naso. Ogni tanto miagola, apre la bocca ma non esce suono. Ciao Gatto Denver. Ciao. Ciao Gatto Denver. Gatto Denver. Gatto Denver. Ok ragazzi, dai. Mi metto ad aprire questa montagna di pacchi con molta felicità. E noi ci vediamo... Quando ci vediamo? Domani... Voi vedrete questo video domani che è venerdì? Sì, perché oggi è giovedì. Sì, mi sono completamente sfasata con questo viaggio a Milano, mi sono dimenticata che giorno era. Comunque, sì, voi vedrete questo video domani che è venerdì, quindi noi, mia family, mi mancherete questo weekend. Ma come sapete ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ma un bacio grandissimo, adesso vi faccio salutare anche da Tomar, se non è già andato a cambiarsi. Pupetto, volevi dare la buonanotte anche tu? Sei in disabilità, filmo in alto. Ciao Pupetto, buonanotte. Ciao Mike. Buonanotte. Buonanotte, notte a tutti. Ciao.